voluto fortemente questo progetto, sono loro i protagonisti. Marco Colombo, presidente del Centro Bresciano Down, prego. Sono scappati tutti. Sono 2 settimane che non faccio altro che pensare a questo momento. Effettivamente è il coronamento di un sogno. È un sogno che è iniziato tantissimi anni fa. Per chi ci conosce sa bene che la nostra associazione, il Centro Bresciano Down, è nata nel 92. Quindi abbiamo già dei maggiorenni, più di maggiorenni tra i nostri figli e tra i nostri soci. Tutto quello che avete visto, come dice benissimo il nostro sindaco, è stato fatto da Brescia, con l'aiuto degli imprenditori bresciani, dei politici bresciani, delle famiglie bresciane, degli alpini bresciani, che ci hanno sempre aiutato. Ci hanno aiutato quando eravamo in una piccola stanza e continuano ad aiutarci adesso. Devo che promesso di non commuovermi. Perché abbiamo detto, hai 3 minuti, in 3 minuti non mi commuovo. Invece no, non devo pensare a loro, non devo pensare a Luca, devo pensare a questo momento. Sappiate che, a parte i ringraziamenti che poi verranno espressi veramente da padroni in casa, che è la cooperativa Big Ben, di cui noi facciamo parte, che noi abbiamo fondato sostanzialmente, quello che voglio dirvi è che noi iniziamo lunedì a sperimentare veramente il nostro lavoro. Questo non è nient'altro che una tappa bella, bellissima, una festa, ci divertiamo, il posto è eccezionale, ma sono le persone che fanno le cose, sono le persone che vivono la vita. Noi lunedì cominciamo a viverla, cominciamo a farla vivere agli professionisti che ci stanno aiutando, che ci aiuteranno nel mettere il filo tecnico e diciamo, ripeto, professionale, perché noi vogliamo fornire a chi entra, oltre alla simpatia e l'emozione di essere servito magari da un ragazzo o una ragazza con la sindrome Down, dei prodotti buoni di qualità. E quindi abbiamo dei tecnici, dei professionisti molto in gamba, abbiamo dei collegamenti con varie entità importanti come Casta Alimenti oppure anche il Mantegna stesso, cioè cercheremo di portare avanti questo discorso di business, perché ragazzi noi qua abbiamo speso dei soldi e non l'abbiamo fatto perché speriamo di riuscire ad avere soldi delle famiglie perché occupiamo i loro ragazzi o soldi a prescindere dalle amministrazioni. Noi vogliamo guadagnare tutti i giorni, ce lo meritiamo, pensiamo di poterlo fare. Dopodiché questi soldi li dedichiamo ai nostri figli e questa è la cosa più bella. Penso di sforare i 3 minuti. Perché voglio dirlo questo, noi abbiamo scelto questa strada che non è stata facile né comoda e non è che è finita, come dicevo, perché è difficile trovare lavoro per delle persone con una disabilità. È difficile per qualsiasi disabilità. È difficile molto di più per persone che hanno difficoltà magari un po' anche intellettive. Gli imprenditori fanno fatica, c'è una questione di sicurezza, ci sono tante questioni. Noi vogliamo portare i nostri figli, questi ragazzi, ad arrivare in un periodo di tempo congruo, non sappiamo quanto, parliamo di 2 anni, 1 anno, 3, chi lo sa, a poter finire il percorso qua da noi e cominciare, scegliendo insieme a loro un'altra collocazione, per poter vivere la vita, perché nonostante tutto qua sarà comunque un po' protetta, diciamocelo. La vita non è solo questa. Sappiamo che la vita non è soltanto il lavoro, ma il lavoro senza vita non è niente, o la vita senza lavoro è poco, ok? Quindi concludo dicendo semplicemente questo. Noi abbiamo avuto bisogno di Brescia, credo che anche Brescia sia veramente orgogliosa di noi, perché questa idea non ce l'ha avuta nessuno, o se l'hanno avuta non sono riusciti a portarla avanti. Ci stanno guardando centinaia di associazioni in Italia, come la nostra, che hanno magari fatto altre esperienze, ma non come la nostra,
ci stanno guardando amministrazioni, ci stanno guardando tutto un mondo del no profit che è rimasto un po' probabilmente sorpreso da questa iniziativa. Non è un'iniziativa che può nascere se non da genitori. E noi siamo genitori, non abbiamo nessun tipo di interesse se non quello dei genitori, far crescere i propri figli. Adesso ho finito, vi ringrazio davvero tanto, godiamoci questa giornata. Ma qualcuno deve più farlo. Grazie di cuore del pathos e davvero della